Mister, un Agragas bella concreta vince con merito contro un ostile battagliero Mazzana. Sì, finalmente dopo pochi giorni siamo riusciti a cancellare la prestazione di domenica contro il Marsala. Sono contento per i ragazzi perché hanno dimostrato che hanno tanti valori, soprattutto perché sono riusciti a portare via 3 punti da un campo difficile, un campo ostico che conosco molto bene. È stata una partita molto tattica, il primo tempo abbiamo sofferto un po' l'incursione di Bolades sulla nostra sinistra, poi penso che nel secondo tempo abbiamo gestito bene quello che era il palleggio. Che importanza hanno questi 3 punti per i biancazzurri e soprattutto per la sua avventura sulla panchina dell'Agragas? Sono 3 punti che ci permettono di lavorare con più serenità, ci danno più convinzione, come ho detto domenica dopo la gara è più una questione mentale che altro, però dobbiamo essere intelligenti e capire che questo è un punto di partenza. In cosa deve ancora migliorare la sua Agragas? Onestamente a livello di gioco deve migliorare tanto per come voglio che giochino le mie squadre, però è chiaro che oggi serviva una reazione e la reazione c'è stata e questo ci fa ben sperare. Dedica speciale per questa vittoria, la sua prima vittoria sulla panchina biancazzurra? La dedico ai tifosi, ai giocatori, al presidente perché ho trovato una società veramente con grande cuore. Mister, io ho una curiosità, l'abbiamo detto anche in fase di telecronaca, in fase di commento, in certi frangenti è sembrata una partita a scacchi con le squadre che cercavano il fatto giusto per scardinare la difesa avversaria. Sapevo di affrontare una squadra che allenata da un allenatore capace, un allenatore competente, quando poi ti trovi queste partite, come hai detto bene tu, sono delle partite a scacchi, quindi mossa e contromossa. Sapevamo dove ci poteva fare male il Mazzara, però siamo stati bravi onestamente a gestire tutte le varie situazioni della partita. Con la partita a scacchi, con la difficoltà supplementare probabilmente anche di doverla preparare in poco tempo, perché comunque si tratta di un turno infrasettimanale, quindi non c'è la settimana tipo per la gara. Sì, ci sono stati pochi giorni per preparare la gara, però quando trovi giocatori così disponibili poi tutto diventa molto più facile. Ecco, un'ultima domanda d'obbligo, Nicola Terranova a Mazzara, il ritorno a Mazzara da avversario, emozioni, sensazioni provate sulla sua pelle? Devo essere onesto, non è una partita come tutte le altre. Ho detto ai ragazzi che mi sono spogliato 20 anni in quello spogliatoio, prima da giocatore e poi da allenatore, quindi credo che per me fosse una partita particolare, però l'importanza della gara per l'Agragas era così tanta che onestamente sono riuscito a mantenere bene le emozioni.